E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo la sfida della scintilla. Questo video lo potevo fare anche prima di cena, però ora vi farò vedere il motivo per cui ho aspettato. Praticamente, ecco, per questo motivo ragazzi, mancavano ben 1400 punti per arrivare a Paolo. Ho detto vabbè dai, stasera ce la facciamo. E niente ragazzi, ho fatto le partite, tanti hanno fatto le partite, ma probabilmente ci vorrà domani, domani lo vedremo di sicuro, quindi domani mi tocca portare un video solo col baule del clan. È un po' mirosia perché insomma non ha tanto senso, però cioè magari video del baule del clan più tipo party, non lo so, battaglie state in detto o le altre. Tra l'altro, prima di incominciare volevo dirvi che oggi è uscito un video di Brawl Stars epico, quindi andatelo subito a guardare che ragazzi, veramente epico e ci punto tanto, quindi per favore fateci un salto dopo aver visto questo video. Ora, il mazzo è lo stesso dell'altra volta, ovvero di ieri, scusate, scarica, Sugone Elettrico, Acerri, Gang, Goblin, Argine Magico, Mini Pekka, Barile e Stregone. Continuiamo. 5 vittorie, una sconfitta e let's go. Livello 8. Bene, bene. Uno che non dovrebbe avere le carte alte. Oddio, tutte le volte mi cago addosso. Ah, Gesù. Allora, partiamo molto un po' tranquilli proprio. Allora, facciamo così. Facciamo così. Bam, fuori una. Veloce magari. Veloce magari. Ragazzi, cosa non capisci della parola veloce? Cioè, ha fatto tutto fuorché veloce. Beh, ok, bro. Il problema è che io ho questo. Ok, aspetta, aspetta, ok. Allora, toglilo. Niente, non l'ha tolto. Rip. Allora, facciamo così. Cariamo un pochino. Aspetta. Norca vacca. Vabbè. Scialla. Vai, pusha, che pusha, vai. Va bene, poteva andarci 100 volte meglio senza dubbio, però non c'è neanche andata peggio perché considerando i danni che gli abbiamo fatto noi e quelli che ha fatto lui, e io non capisco perché continua a usare questa strategia che non ha senso. Sì, vabbè, no, vabbè ragazzi, no, vabbè, no way, tutte e due le... ma hanno preso tutto, no, vabbè, dopo di questo guarda me ne vado, aspetta, vai, bella lì, eccola, questa è quella che volevo fare io. Sì, però sto usa la tattica del gigantone per rompermi. Potete capire cosa. Allora. Va bene. Noi non ci spaventano perché facciamo così. E quello lì mi ha rotto però. Che cavolo. Che diamine. Ha notato. Zappa. Oh Jesus. Spara. Oh Jesus. Mamma mia ragazzi, però che ansia, cioè. Porca miseria, che ansia. Vai. Mi butteranno secone. E invece. Ma che senso ha avuto? N non ho capito, ma ok. Non ho capito, ma ok. Meglio così. Zappa. Vai, scintilla, vai. Bam. Vai che non ha vita. L'ultima. Dai. Boom. Vittoria. E un'altra in saccoccia. Mi dispiace perché veniva tipo tutto perfetto, Baule del Clan più questo. Invece domani, come vi ho detto, mi porterà a toccare un video a parte. E vabbè ragazzi. Livello 9, senza skintore. Quindi o ci ha giocato poco nella scorsa season o è tornato a giocare da poco a Clash. Te però c'hai un po' la mamma bellina. Cioè, molto bellina, aggiungo. Aspetta. Erca vacca. Ok, però si è pulito abbastanza bene. Non volevo. No, vabbè, ragazzi, no. Io non ho. Dai, volevo piazzare Mini Pekka e Barile. Non Stregone Elettrico, cannolo siciliano. Vabbè. Comunque il razzo. Vabbè, intanto la torre te l'ho fatta. Su questo non ci piove. E adesso se ne facciamo in questo. No, che brutta persona che sei. Che brutta persona che sei. Sì, vabbè, ragazzi. Sto lì c'ha tutte le carte elettriche. È un po'. Una persona brutta, però.
è comunque facilmente counterabile, mettiamola così. Lui morirà ma per una giusta causa. Ti ricorderemo, amico. Rimarrai nei nostri porconi. Oh, bella lì. Allora, qui portiamo pazienza. 3, 2, 1. Boom! Boom baby, ragazzi. Ora si vola. Sì, ora se mi tolgono il... Mamma mia, se mi tolgono i pipistrelli. Fuori uno. Mamma mia, ragazzi. Magari il primo non ce la fa, ma forse la seconda passa. Dai. Ma però me l'ha laserato. Buono, 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 buono. Molto goloso, ragazzi. Molto goloso. Molto goloso e molto goliardico, aggiungo. Allora, che però lo vedi che c'hai un po' il cannolo che ti si intasa, il mannaggia a te. Ma oh, che goduro, che bene. No, vabbè, ragazzi, qui però è troppo, cioè, troppo golosa sta sfida. Cioè, ti fa venire una... Guarda lì, guarda come va giù. Vai, una scureggina. Bam. Sì, zappa fra 5 anni, va. Vai, attenzione, la scintilla è pronta. Attenzione, proprio lei, bam. Non sei l'unico che può zappare, però, eh. Mamma mia, ragazzi, che goloso proprio. Bam! No, ecco. Dovremmo comunque aver vinto noi, eh. Manco se mi butta la peggio roba, dovrebbe aver vinto comunque. Io vorrei puntare anche più in alto. Ma intanto lei direi di toglierla in questa maniera molto incredibile. Allora, però, hai rotto queste... Cavolo di cose. Vai, un altro colpo. Grande mini. Casca a terra e si è vinto. Ops, scusate. Mi sono scordato di mettere un non disturbare. Una mia mancanza. Un elettrico. Anche se vi ribadisco, non ce n'era bisogno. E finish. Perché ho, oggi pomeriggio l'avevo messo in non disturbare. Poi però ho visto sta cosa che mancava tipo 2000. Oh, ma io non ho ancora fatto 3 stelle. Ma dai. E vabbè, intanto ci prendiamo questo baule d'oro. Molto easy peasy. Dicevo, ma visto ho detto, vabbè, dai, ci si fa stasera. E invece sono le 9:30. Ho detto, vabbè, se no, questo video esce a mezzanotte. Chi se lo caga? Ne mancano due. Tra l'altro, la scintilla ci può stare. Ragazzi, però, è troppo bello quando le scintille toccano la torre. La sfondano, ragazzi. Bella sta zappa di partenza, ragazzi. Che bello, ragazzi, questo rumore. No, ma lo vedi che c'ha il carrello bello. Mannaggia al te. Ma pure? No, vabbè, ma te sei un infame. No, vabbè. Ma che schifo. Ma dai, ma che schifo di persona, ragazzi. Sì, io ti faccio ittare. Certo, io c'ho scritto scemo nel cervello. Aspetta, non ho capito. Oh Jesus. Oh one Jesus. Oh one Jesus. Oh one Jesus. Oh one Jesus. No, ma queste parti sono il cardiopalma, ragazzi. Ma veramente... sì, ma lo vedi che c'hai la trota? Dai, carica. Boom! Quanto! No, vabbè, ragazzi, l'esercito non lo fermi. Non lo fermi comunque, perché ora una scintilla c'è. Una scintilla c'è. Non c'è più. Però, ora è un elisir. Ora puoi dire tutto, ma che c'hai? Elisir? E guarda la torre come va giù. La torre va giù, bello. Goloso proprio. Cos'hai avuto? Un'altra fulmine? Tanto stupido. Ne ha a pacchi zap lì. Vai. Bam. Mamma. No, vabbè, ragazzi. Cioè, ditemi una cosa più ben, che ti dà benessere. Oh, maiale della fulmine. Vabbè, che ti sta ciabatta alla torre. Vai. No, cioè, ragazzi, 45 di vita. Non dico. Oh. Il mini pack è stato asfaltato. Malissimo, però. Oh, mamma mia, la scintilla che si è intromessa. Allora, guarda, una cosa ti faccio. Zack. Boom. Quanto fa la torre? 48, guarda. Oh, però lui è proprio un infame con la C maiuscola. Guarda. Con uno di vita. Guarda con uno di vita. Mamma mia, ragazzi. No, ha cambiato target. Cioè, il brutto che non si arrende. Ma cosa non ti arrendi? Ma c'hai. Hai perso tutto. E non si arrende. Boh. Vabbè, contento lui. Zap lì. Dai, amico, dai, amico. Bam. No, dai, mi spieghi il senso di andare avanti. Cioè, ma.
Dai, dai, Ciccio, hai ragione, usa il cervellino che hai. E boom! E soccombi sotto ai miei attacchi scintillosi. L'ho finito? Risposta? No, neanche l'ultima. Comunque, ragazzi, vi consiglio veramente sto mazzo. Cioè, la sfida scade fra 2 giorni e 12 ore. Se non l'avete finito, o se avete una o due sconfitte come me, assolutamente questo, ragazzi. Cioè, ero partito da. Ho fatto una partita, se non sbaglio, l'ho persa. No, l'ho vinta. Poi l'ho persa. Ho detto no, vabbè, qui rischio troppo. Cambiamo mazzo. Ho messo sto V che avevo già salvato. Cioè, per questa sfida è proprio il top. Cioè, ho fatto poi 6 vittorie di fila e ora speriamo di fare anche la settima. Sto qui c'è il pass. Vabbè, tanto i livelli sono uguali per tutti sta sfida, quindi puoi avere anche tutti i pass da quando sono iniziati, però non ti cambierà niente. Aspettiamo, portiamo pizza. Lui è proprio. Mamma, che benessere! È sempre un benessere. Sì, certo, amico. Guarda che goloso, guarda quella scintilla. Porca miseria. No, 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 togliete quello, porco cane. Oh, boom! Ma no, vabbè, ragazzi. Basta, basta, basta. Bravo, puoi buttare tutti i tronchi che vuoi, ma non puoi battermi. Cioè, la sta scarica piazzata nel punto giusto. Zappete. Boom, baby. Va bene, una me la togli. Ok, bro. Ma una non ti salverà. Boom. E l'arco X? No, no, l'arco X. Oh, un bastardo. Ma dai. Ma è uno snitch nel gang. L'arco X non me lo sei aspettato anche perché in questa modalità l'arco X. Certo, ti rompe i tre quarti perché quello te li rompe, eh. Non che te non te li rompe. Però attacca. Ragazzi, cioè io volo. Vai, uccidilo. Vai, vai, pusha, pusha, Keiko, pusha. No, no, te mi devi. No, no, Ciccio, però te mi devi togliere l'arco X. L'arco X. L'arco X. Ma quante cristoforo di difese ha sto V? Che palloni da calcio, ragazzi. Ma che divertimento c'è usare solo difese per vincere? Ma si scherza? No, ecco, sto qui però l'ha giocata meglio. E infatti, mo sono un po' nei guai. Porco miserio. Norco vacca. Ok, però c'ho questo. C'ho questo che tiene bene. C'ho questo che tiene bene. Buono, buono, buono così. Eh sì, tua madre. Tua madre fa tante cose, tra cui il gelato. Beh, orco miseria. No, 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 no. Te c'è un po' il cane morto. No, no, ragazzi, mi sta mandando. Sto io forse la perdo. Oh, ma io perché parlo? Io prima ho lasciato caso. Fidatevi del mio mazzo. Del mio mazzo, fidatevi. I mortai del coso qui. Sì, però che palloni. Allora, ci calmiamo. No, lui mi sta spammando un po' troppe carte per i miei gusti. Fermi. Mini pecca, orco. Orco mini. Non ci provare, non ci provare. Non deve fare il colpo, eh? Oggi, no, ragazzi, questa è veramente. Che palle, però. Lo posso dire? Che palle, lo posso dire? Ora mi butterà la tornado. Quello snitch nel gang. No, la tronco. Non me ne frega niente. Oh, stavolta però ti chiaro io, bastardo. Ora no, lui mi butterà. Oh, la Tesla. Oh, che benessere, però. Quando capitano queste situazioni, godo un botto. Guarda, guarda, quello casca. Ti demolisco l'arco X. Dai, non ci credo, ancora vivo. Ma come fai se ancora vivo? Dai, che c'ha uno di vita. Niente, sto qui è proprio un bastardo con la B maiuscola. E non me la vuole dar vinta. I mortai di suo cugino. Io lo conoscevo, suo cugino era proprio un bastardo. Dai. Oh Jesus. Oh Gesù. Però te l'arco X, manna. Perché mi vuole far. Orco. Che palle. Ma veramente vogliamo continuare così? No, vabbè, ragazzi, però che divertimento c'è? Che divertimento c'è? E basta con sto cannolo! No, vabbè, ma sto io è un cancro. Dove io ho capito cosa. Ecco, lui vuole fare così. E vi dirò di più. E vi dirò di più, c'è pure riuscito. C'è pure riuscito. Che schifo, ragazzi. Che schifo di giocatore, che schifo di giocatore. Ma cosa. No, vabbè, ragazzi. Che schifo di giocatore
Che schifo di giocatore è sto V? Che schifo di giocatore è questo qui? Cioè, questo V faceva la tattica di... Dai, il mazzo dell'arco X, quindi piazzi l'arco X in difesa per tutta la partita. Alla fine, quando le scintille sono a sinistra, lui piazza il drago elettrico che mi annulla le mie scintille. Mi distrugge le mie, grazie alla tornado pure, perché lui c'ha... Cioè, proprio il ma... lui si è fatto il mazzo perfetto. E quindi o penso alle scintille o penso all'arco X. E quindi ho perso. Dai, però la scintilla la voglio. È l'unica leggenda, cioè non è l'unica, però è una delle poche leggendarie che mi mancano. Ora che tutti abbiano sto marco sto mazzo dell'arco X e lo sappiano usare, ma poi tutti con Dago Elettrico. Prima non ce lo cagava nessuno di Dago Elettrico, ora in questa sfida, incredibilmente, ragazzi, tutti con Dago Elettrico. Tua madre mi copia le battute. Non è divertente, non... Ragazzi, sì, dai, spamma di più. Sì, certo. No, vabbè, no way, no way, no way, no way, no way. John Wayne, sì, tua madre. Ragazzi, oh, ma cosa ho detto poco fa? No, vabbè. No, dai, corcone. No, vabbè, ragazzi, non ci credo. No, se mi becca anche lo stregone, muoio. Oddio, lo stregone me l'ha beccato. Grazie al CEP. Vabbè, ma spamma tanto. No, vabbè. Io perché parlo? Io perché io. Mi spiegate perché parlo? Mi spiegate perché parlo? Mi spiegate perché parlo? Perché parlo? No, vabbè, io sono un cretino. Basta, basta. A parte che però la gente che mi spamma di carte sarebbe da prendere il telefono, ragazzi. Prendere il telefono e buttarlo nel cesso. Oppure buttarlo nel muro, ok? Perché io sono. Ah, 50 gemme per la scintilla? Anche no. Anche no, ragazzi, l'ho fatto per la provocazione e già ci sto già pensando che ho fatto una grande cagata. Io non ho parole. Oh, questo mazzo è forte. Ho fatto 6 vittorie di fila, ragazzi. Ora facciamoci anche l'ultima. Ma più che altro non è la mia città, è il gioco. Ragazzi, il gioco erano scriptate queste vittorie. Perché, cioè, ora è possibile, ragazzi, 6 vittorie di fila. Uno dice il mazzo è forte, no? Poi mi metti uno con l'arco X. Così. Con questo brutto mazzo. Con questo brutto mazzo. Ok. E poi mi metti uno così. Ora, possibile che io faccia 6 vittorie di fila? 1, 2, 3, 4, 5, no, 2. Dov'è? Dove iniziare? Ah no, queste erano quelle lì, mi sa, che si è fatto prima. Oddio, mi sto confondendo. Queste sono quelle del torneo. Eccolo qui. Dov'è? Vittoria, vittoria, vittoria. Sconfitta, sconfitta. Ma questi sono quelli di oggi. Vabbè, ragazzi, avete capito. Cioè, ieri faccio la prima e la vinco a fortuna. La seconda la perdo. Poi faccio tutto, cambio mazzo e le faccio tutte bene. L'ultima, quella più importante che mi dava la scintilla, la sbaglio. Allora, per l'amor di Dio, la scintilla è facilmente counterabile, però è una carta che mi sarei tolto, ragazzi. È una carta che mi sarei tolto. E poi non mi piace come leggenda la scintilla, però, ragazzi, cioè, il gioco però non può fare così. Cioè, veramente, ma che schifo mi viene a dire, ragazzi. Che schifo. Cioè, ora è possibile. Faccio tutte bene, poi mi metti quelli che mi counterano il mazzo. Non ho parole, ragazzi, veramente. Che delusione. Cioè, che delusione, che schifo, ragazzi. Ma forse che nel 2020, dopo quanto? Forse Clash Royale uscì nel 2016, mi sembra. Dopo 4 anni, sto gioco, ancora sti problemi di matchmaking e di partite e vittorie scriptate. Ora mi ricordo perché l'avevo disinstallato. Dai, ragazzi, però veramente non si può. Cioè, fatemi sapere anche la vostra nei commenti. Però non ha senso tutto ciò. Ma mica per la scintilla, che comunque, volendo, la posso anche prendere nello shop quando esce. Come Origami Cavaliere lo potrei prendere, ma non lo prendo. Però, cioè, averla gratis perché lo dovevo avere gratis. Ragazzi, cioè, non è che dici, vabbè, hai fatto 2 vittorie, casualità, ragazzi, 6 vittorie. La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, anche di più, altro che.
con questo mazzo qui, senza tutte di fila, mi interrompo, dico, oh, vabbè, io dico questo mazzo e poi le perdo. All'ultima, tra l'altro, all'ultima. Quindi, script al massimo. Comunque, vabbè. Spero che questo video vi sia piaciuto. Il mazzo comunque ve lo consiglio perché, come avete visto nel precedente video e all'inizio di questo, ha sempre vinto. Poi il gioco è infame e mi mette la gente counter con le vittorie scriptate. Ma questo è un altro discorso. Per questo video è tutto. Lasciate like se vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, condividete il canale ad amici e parenti. Noi ci vediamo alla prossima, probabilmente domani, per appunto per l'apertura di questo baule, che purtroppo non ho potuto fare oggi per quei 1400 punti ancora mi rosica. Ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao a tutti.